pomeriggio e benvenuti al Pala Vallauri dalla Palamano Carpi e dai suoi partner commerciali. Settima giornata di Serie A Gold tra Palamano Carpi e Raimon Sassari. Per i Sassari, numero 1 Spanu, numero 4 Aldini, numero 5 Nardin, numero 7 Mura, numero 8 Cherini, capitano, numero 9 De Oliveira, numero 11 Bronzo, numero 13 De Logu, numero 15 Alilkovic, numero 17 Bomboi, numero 22 San Paolo, numero 23 Gorbavac, numero 33 Borzic, agli ordini di mister Passino. Per il Carpi, numero 2 Toro, numero 3 Cascone, numero 6 Serafini, numero 7 Soria, numero 8 Nocelli, numero 9 Carabulea, numero 11 Coppola, numero 12 Aifrai Selmi, numero 18 Aifrai Samà, numero 19 Dall'Olio, numero 22 Korkaric, numero 26 Gollini, numero 30 Sortino, numero 94 Ceccarini, numero 10 Casalico, numero 1 il capitano Iaiurina. Agli ordini di mister Serafini arbitreranno l'incontro i signori Di Domenico e Fornasier. Buona partita a tutti. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Pala Vallauri per questa settima giornata di andata tra Palamano Carpi e Raimon Sassari. Palamano Carpi in casacca nera, mentre il Sassari con la casacca bianca. Il Carpi attaccherà da destra verso sinistra dei vostri teleschermi. Un campo atipico perché storicamente il Carpi ha sempre iniziato nella parte sinistra. Il Carpi che si presenta in questa settima giornata con una formazione ampiamente rimaneggiata, più rimaneggiata del solito, perché vede Gollini infortunato che con in attesa di prognosi, ma il medico non è eccessivamente fiducioso su un suo rientro rapido. Abbiamo Sortino che reduce dall'infortunio avvenuto la settimana scorsa in quel di Bressanone. Abbiamo Nico Casa ancora reduce dall'operazione di due settimane fa, quindi ancora altamente convalescente, e Lorenzo Nocelli che dovrebbero essere in procinto di rientrare sui campi di gioco, ma non è oggi la data. Il Sassari invece si presenta con la formazione un pelo corta, però con tutti i suoi top player presenti, quindi il Sassari voglioso di vittoria, bisognoso di due punti, a valle anche del punto regalato in quel di Rubiera con una partita dove è riuscito a perderla, che era più 5 se non ricordo male, a due minuti e mezzo dalla fine. Intanto si inizia con il Carpi che gioca questo primo pallone con Korkaric in cabina di regia, Samuele Serafine a sinistra e Coppola a destra. Il Sassari si presenta con la sua classica 6-0 molto molto compatta al centro, quindi il Carpi dovrà giocare con le ali, perché comunque il Sassari è veramente molto forte tra il terzo e il quarto, tra Lilkovic e Leo Carin. Intanto guardate come lotta Coppola in un pallone che era praticamente perso. Coppola prova il tiro, il sottomano, ma non va, fa buona guardia Spanu. Disattenzione momentanea di Soria che ci esce a metterci una pezza su Leo Carin. E si ricomincia con questi 9 metri. Vediamo se sono già riusciti a rompere il pallone. No, un po' sgonfio effettivamente quel pallone lì. Borzic in cabina di regia, Gorbavac a sinistra, Kerin a destra, Bronzo alla destra e alla sinistra direi Nardin. Alilkovic in centro della difesa. Alilkovic che a mio personale giudizio il pivot più forte di tutta la stagione.
Pallone sprecato e guardate come vola Bronzo in mezzo a due, forse sfondo, sì sì, furbissimo Cascone che va a recuperare con uno sfondo. Il Carpi si lancia, Korkaric fa il buco e Serafini fa un tapin, ma andare a tirare sui due più alti non so se è una buona idea. Nel mentre guardiamo come Alilković ristabilisce subito la parità. Korkaric scarica all'ala, non c'è il tiro per Dall'Oglio, subentrato l'infortunato Sortino. Korkaric in cabina di regia che chiama il gioco, porta l'incrocio per Serafini che scarica palla, fa salire Ceccarini, c'è il posto, c'è uno buono uno contro uno, tanto spazio per andare al tiro per Dall'Oglio che impatta con Spanu e il Sassari con un missile aria personale. Sì, tiro altissimo. Il Carpi si distende, Coppola e non va il Carpi che deve ricominciare in quarta fase. I due attacchi un po' contratti entrambi gli attacchi. Giro palla, Soria va a fare il blocco sul 17 su Bomboi, difesa. Esce post di Soria, tanto spazio per il tiro e impatta ancora Serafini, 1 su 3. Palla per Bronzo che non si fa pregare. Bronzo, giocatore molto molto bravo, già in abbondante odore di nazionale. Altro tiraccio nel da parte del Carpi, supera Coppola. Onestamente in questo finora mi sembra che siano state delle spallettate da parte del Carpi, non dei tiri troppo convinti. Chiama il gioco Korkaric, va per l'incrocio per Serafini, palla per Coppola, risale l'ala, c'è il buco, no, continua il gioco, va a sinistra ma si ricomincia, uno contro uno, c'è Carini che svirgola un pallone che rimane nelle mani del Carpi, si alza il Carpi sotto passivo, secondo passaggio andato. Soria, palla per Serafini, ultimo, si alza, l'angola bene ma va Spanu. Il Sassari si distende, ma non c'è la seconda fase, quindi si ricomincia. Borzic, Leo Kerin prova a rubare, ma non va, palo per Kerin, il Carpi si distende, ma ormai è ritornato e tutto. Guardate cosa ha fatto Coppola in palleggio dal suo metà campo, che slalom per tra la difesa del Sassari, che costringe anche un'infrazione di 2 minuti, quindi 7 metri. Su questi 7 metri si presenta Ceccarini sui 7 metri. Bel gol senza troppe finte, che induce un po' il portiere ad abbassarsi, e tiro sopra la testa. Extra player per il Sassari, che manda un attimo a riposare il portiere per giocare in parità numerica. Il Carpi sempre con questa 6-0. Alilković va tra 2-3 a destra, fa salire Dell'Ogu. Va in doppio pivot, tutto il gioco spostato a sinistra. Fa il cambio, venuto il gioco, ma fa buona guardia Dall'Oglio. Il Sassari è sotto passivo, quindi comunque riesce a sfruttare al massimo questa inferiorità numerica.
Burzic, palla per Kerin che si alza e con un bel tiro, con un bel tiro da fianco al muro della difesa del Carpi, la mette dentro, veramente un signor tiro, un signor giocatore anche Leo Kerin. Ricordiamo che in Italia ha girato abbastanza Kerin tra Conversano, Bolzano, Vellino, Gaeta, Merano, quindi veramente veramente tanto. Nel mentre palla c'è Carini con un buono scalare, buon giro palla che la mette dentro. Il Carpi è riuscito a sfruttare la superiorità numerica. Il Sassari senza fretta perché è in attesa del rientro del giocatore, sempre in extra player. Vediamo Alilkovic in mezzo alla difesa, in mezzo tra Serafini e Coppola. Nel mentre scadono i 2 minuti di inferiorità numerica. Giro palla, saltato l'uomo, ma ci riesce a mettere una pezza, cosa fa? Dove è sceso? Ai Frey, incomprensione per l'incrocio, quindi si ricomincerà col gioco e invece no, in uno contro uno. Coppola, vai, in seconda fase, guardate cosa fa Alilkovic. In seconda fase, che velocità, ma anche il Carpi che spinge, palla per Dall'Olio sul piede sbagliato e la bescia. Ha staccato sul destro e gli ha fatto veramente, mamma mia, che besciamella, che sofficezza non è italiano, che morbidezza sì invece. E si ricomincia dopo questo momento di palla mano spettacolo, mamma mia il gioco, che bello. Il Sassari rallenta, Burgess che chiama il gioco, incrocio, fa salire Nardin, Burgess, vai, che palla che gli ha dato, era bassissima questa schiacciata per terra, veramente una bella palla, che bella palla che ha dato Burgess. Nel mentre Korkaric prova, ma non va. Fatto una bella parata Spanu, e il mette illuminato Nardini, un altro girellone, è la fiera della girella, questo è la fiera dei bei tiri, veramente belli. Mirta Serafini però non è contento della performance dei suoi ragazzi perché vede un ritmo un po' troppo basso, tanti errori, gol su individualità per il Carpi, quindi non su azione costruite. Ovviamente Korkaric ha creato superiorità numerica, torna indietro, non so perché lì è tornato indietro, è tornato dove ha fatto il vantaggio, è tornato indietro e l'ha bruciato il vantaggio, peccato per il Carpi. Korkaric finta, c'è spazio per Ceccanova, per Dall'Olio, torna indietro, bel gioco di Korkaric che ha chiamato a sé la superiorità numerica, il difensore aggiuntivo, ha scaricato per Coppola che non si è fatto pregare. Quindi questo gol è 50% Coppola e 50% Korkaric. Si ricomincia con Burgess in cabina di regia, che viene sempre a destra, sale Nardin che va in doppio pivot, blocco che gli hanno fatto su Ceccarini. E nel mentre, ridendo e scherzando, Burgess l'ha messa dentro. Vediamo intanto che entra Carabulea al posto di Ceccarini, che viene è stato catechizzato da Serafini. Nel mentre, guardate, Bronzo recupera la palla e cosa fa Ai Frey? Ma nessuno ha seguito la palla,
nessuno ha seguito l'azione, quindi la palla rimane del Sassari. Mamma mia, che palla. Bisogna sempre, sempre seguire, perché altrimenti si rischia di vanificare un'ottima parata come è successo in questo momento. Il Carpi molto sulle sue, a prescindere da chi gioca bisogna sempre sempre correre. Nel mentre vediamo come Borgi si riesce a servire sempre a Lilkovic. Insieme sono di una pericolosità veramente molto molto importante. Coppola punito per l'infrazione di 2 minuti per la trattenuta mentre stava tirando, fa bronzo sui 7 metri. Se si attende il fischio, finta, bel gol. Si attendeva qualcosa del genere probabilmente ai frei, ma non è riuscito ad intercettare. Anche il Carpi va in extra player per il Carpi, rientra Ceccarini, qua abbiamo Carabulè a terzino destro, Ceccarini alla destra. Ora il Carpi dovrà essere bravo per rimanere in attacco, massimizzare questo attacco facendo comunque trascorrere il tempo, perché la porta comunque sguarnita in un in meno, non si può bruciare dei tiri. Esattamente così, tiro dopo 10 secondi, cost to cost, fuori. Però è stato un errore tattico comunque, perché comunque c'era il cambio a destra, un tiro forzato senza portiere. Il Sassari grazie al Carpi. Si ricomincia con Soria che esce, palla per Serafini, fa salire dall'olio Carabulea, suo rischio di passivo il Carpi, uno contro uno, Korkaric, gol! Gol di Korkaric che si sblocca, primo gol stagionale per lui, nel mentre sul ribaltamento di fronte ci mette il piedone ai frei e con un po' di fortuna aiutato dal palo il Carpi si salva. Il Carpi in questo momento è sicuramente in partita grazie agli interventi di Aifrey, che sta sopperendo in modo importante alle imprecisioni in fase offensiva. Sempre porta sguarnita per il Carpi, uno contro uno di Carabulea, si alza e la mette lì dove osano le aquile, altissima Samuele Serafini che si sblocca. E nel mentre, secondo gol di Samuele Serafini. Parità dopo 14 minuti della prima frazione di gioco. Il Carpi resta sempre 6-0. Nel mentre vediamo Leo Kerin. Scarica Nardin e un'altra girellona che è andata dentro lentissimissima. Veramente, non so quante volte possa aver rotolato quel pallone. Tante, beh. La seconda girella, se non sbaglio, di Nardin e forse la seconda anche due di Alilkovic, se non sbaglio. Si ricomincia con gli ospiti che provano a scappare. Vediamo se il Carpi riuscirà ad impattare l'incontro. Korkaric, uno contro uno. Coppola, finta, la molla lì, ma viene trattenuto Soria che non può raggiungere il pallone. Trattenutemi se non ho visto male Daldini. Si ricomincia con Coppola al centro. Soria, Korkaric, distribuisce gioco, allarga, Coppola! Hanno fatto un bel gioco anche il secondo incrocio di Serafini, che è riuscito a portare via il difensore per allargare per Coppola in modo che avesse un buon angolo di tiro. È stata un'azione costruita bene in allenamento questa. E mentre si ricomincia con Borzic in cabina di regia e Gorbovac che viene al centro, si alzano, finta Kerin, Borzic, attenzione ad Aldini che va, blocco irregolare da parte di Aldini.
Aldini, Aldini, ragazzo che di Casalgrande, veramente qua, qua vicino al Carpi. Che il Carpi con Casalgrande attualmente ha una collaborazione per le giovanili, sta facendo l'Under 17 insieme, sta collaborando oggettivamente molto molto bene. Aldini che l'anno scorso era a Trieste, dove è entrato in sordina come secondo pivot, si è ritagliato ben presto il ruolo, come prima come difensore titolare e poi anche come pivot titolare. Ha fatto veramente una stagione in crescita, ragazzo molto molto bravo, che anche qui a Sassari direi che sta facendo veramente molto molto bene. Poi davanti con un pilastro come Alilkovic, con un mostro sacro come Alilkovic, sono convinto che possa crescere tanto. Ma torniamo a noi con Nardin, che cambia il tiro, niente girella, e Alfredi dice io subisco solo le girelle. Il tiro a mezza altezza sicuramente no, era oggettivamente rispetto ai tiri precedenti un tiro non all'altezza. Gurgic scarica per Bronzo, che pesta l'area, però Alfredi era comunque presente. Dopo 17 minuti Carpi Sassari 9 pari. Partita entusiasmante, ragazzi, veramente veramente da ambo le parti, con giocate molto spettacolari, anche azioni ben costruite. Guardate Coppola cosa fa, cosa esulta, e la palla corre nel metri. Carpi ne approfitta per fare il cambio, che si riposa un attimo. Korkaric dentro, Cascone 2 a difendere su Gorbavac. Il Sassari che probabilmente pensava di venire a fare una passeggiata in salute, ma per il momento il Carpi è completamente in gara. Giro palla, Kerin, Burgic, c'è superiorità numerica e viene, è arrivata. È stati molto molto bravi. Hanno fatto veramente un bel gioco con il blocco di Aldini, che si è girato e ha costretto al 3 contro la difesa, adesso un 2 contro 3, e aveva un'ampia disponibilità di scelte il terzino. Nel mentre vediamo che Mister Serafini chiede il time out, quindi andiamo in time out anche noi. E io bevo, che c'ho sete. Ciao. Su quel tizio. Rieccoci con il Carpi che si prende tutto il minuto e oltre, perché ha bisogno di attenzione, di mettere a posto alcuni meccanismi difensivi, perché comunque il Sassari ha dimostrato quanto sono bravi a giocare col pivot, a riuscire a valorizzare sia Alilkovic che Aldini, entrambi veramente di ottima tecnica, che riescono a girare il blocco molto molto bene. Korkaric, cabina di regia, gira Carabulea, fa salire dall'olio, un po' spinto il passaggio e blocco irregolare, no, forse è pestato, blocco irregolare, tagliato in area. Kerin, il Carpi si sposta in 5-1, cambio da difesa per il Carpi, rischio sfondo questo, niente, il Carpi sì, alla seconda gli ha dato sfondo, al secondo giro gli ha dato sfondo, probabilmente la prima volta in movimento.
diciamo che è venuto il cambio di difesa del Carpi. Korkaric sempre in cabina di regia, pivot in mezzo alla difesa, porta in crocio per Serafini che si alza e angolo. C'è tanto spazio, c'è tanto, chiedo scusa, c'è poco spazio al centro, che comunque è una difesa molto molto alta, questa 6-0. E andare a tirare su Kerin non è semplice. Korkaric macina il gioco, che pallone che ha mollato per Soria, che ha tenuto stretto molto bene ma non trova il gol, solo il palo per lui, ma che bella palla che gli ha mollato. Oggettivamente Korkaric è un ragazzo che la palla la sa trattare veramente veramente bene. Giro palla, Borzic sempre in cabina di regia. Il Carpi va con una 3-2-1 circa, cos'è? Una 3-3. E mentre si alza Kerin, il Carpi che difesa! Che leoni! Che leoni! Questa devo dire che è stata veramente una palla presa dalla difesa, perché si è visto veramente tanta grinta da parte di tutti i giocatori del Carpi, che non hanno dato possibilità agli attaccanti del Sassari di fare gol e di trovare il tiro pulito. Prova lo scavalcamento Carabulea, scarico Korkaric, c'è il buco sotto mano, tiraccio di Korkaric. Il Sassari va in seconda fase, il Carpi tanto spazio, Kerin nella molla, Maluccio. Buono, dai. Si ricomincia con il Carpi in 5-1 e Aldini pivot, Gorbavac in cabina di regia. Nel mentre fa il suo ingresso in campo De Oliveira. Giro palla Borzic, guarda che boccia che gli ha dato! Mamma mia, che pallone che gli ha mollato Borzic. Il Carpi spinge a sinistra, Serafini, c'è il buco e prova due mani. Che lettura di Spanu! Veramente una bella lettura, che è andato a due mani. Sta facendo veramente un'ottima performance Panu. Ricordiamo che in panchina il Sassari è sempre un signor portiere come Valerio Sampaolo. Il Sassari prova l'uno contro uno, non abbocca la finta Soria. Quindi 9 metri portata a casa da De Oliveira. E ruba palla Ceccarini solo, tre passi la molla lì. Bel gol! Il Sassari spinge, prova a recuperare Ceccarini fuori posizione. Piede, tutto il Vallauri in piedi. C'è Aldini a terra, no, si rialza, il Carpi aspetta. Dopo 23 minuti, prima fase di gioco, Carpi 11, Sassari 11, sempre Korkaric in cabina di regia, io capestro un maglione. Korkaric fa la finta, cerca la palla bassissima per Soria. Allarga Carabulea, c'è il posto, no, per Serafini, se lo prende col partire un bombolone. Ma che tiraccio, vediamo il Sassari. Palla per Aldini, si fa perdonare Korkaric, c'è tanto spazio all'ala. Salta ancora sul piede sbagliato dall'olio. Altro bombolone, ma la mette dentro. Il Carpi prova a scappare, Korkaric va a sedere un attimo in panchina a riposarsi. Entra Cascone. Bello.
Tutto il Val Lauri, tutto il Val Lauri a incitare i suoi beniamini. Burgess è rientrato a Lilkovic. Che tiro! Che tiro che ha fatto Gorbavac. Veramente, veramente un bel tiro. Prova a fare la faina bronzo, ma non viene. Dall'olio. Korkaric, Korkaric in mezzo. Chiamare il gioco, chiamato il gioco. Incrocio, incrocio sinistra. Va a fare il cambio Serafini, ma non importa. Il Carpi col cambio è andato a giocare. Attimo di caos, non si capisce chi c'è in campo per il Carpi. E ne approfitta Bronzo, infatti. Ha fatto un po' di confusione quel cambio, devo dire. Dormitina per il Carpi. Giro palla, Korkaric. Uno contro uno, Carabulea. Coppola! Ispirato, ispirato Coppola oggi. E si ricomincia con il Sassari che è obbligato a chiedere un altro time out, il secondo. Secondo. E andiamo in... È il primo? Siete sicuri? Dicono che sia il primo, ma non sono convinto. Il primo, la... Andiamo in time out anche noi che ci guardiamo. Allora, mi hanno corretto perché hanno detto, oh, c'è scritto anche sul tabellone che sono un time out per uno. Quindi io alzo le mani, ma rimango convinto della mia idea che fossero due, però. Tabellone canta. Si ricomincia, 4 minuti al termine della prima frazione di gioco. Palla in mano per i Sassari. De Oliveira a destra. Borgi sempre in cabina di regia, esce a Lilkovic. Giro palla, sempre attento sulle posizioni, il Carpi, palla Borgi, c'è la... È stato... Questo qua è stato il gioco uguale a quello di prima. C'era... Borgi aveva la possibilità di passare sia da Lilkovic che di tirare. Perché Lilkovic era comunque completamente libero, ha scelto il tiro un po' più forzato e ha fatto un'ottima parata a Samà. Però da dire che comunque il gioco del Sassari era comunque venuto. Quindi vediamo che il Sassari si cambia difesa, va in 5-1, quindi il Carpi dovrà ragionare in questo frangente. Coppola con difesa al collo e arriva Carabulea che dice ci penso io a ragionare, che se l'è sentita sbracciata dai 9 metri. Prova Gorbavac a fare la sbracciata uguale, ma Samai Frey dice no, sono in posizione. Ottima lettura di braccio, molto molto attento. Veramente un'ottima parata per il portierone del Carpi. Si ricomincia con Coppola, cabina di regia. Fa salire l'ala, no. Solo giro palla, cosa ha fatto Coppola? Che finta, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, che cosa ha fatto su Bomboy? Ma che cosa succede? 2 minuti al termine, tutto il Val Lauri in piedi, veramente, veramente. Ora il Carpi necessita di testa,
occorre tanta testa per il calcio, comunque più tre palle in mano. Due minuti al termine da qui questa prima frazione di gioco. Incrocio senza palla. Coppola taglia dentro, Coppola si alza, Serafini con un tiro che bacia il palo. L'ha appoggiata lì, veramente di giustezza, l'ha messa lì. Ora il Carpi in difesa deve tenere, perché fare gol in attacco e non difendere non conta assolutamente niente. È fondamentale per il Carpi questa difesa, è fondamentale per il Sassari questo attacco. C'è posto Burgic, un minuto al termine, Bronzo la molla per Nardin e ci mette parata. Due minuti per Coppola, che se non sbaglio è il secondo. 50 secondi al termine della prima frazione di gioco, Carpi in inferiorità numerica e rigore? No, non è rigore. Come fa? Quindi due minuti per fallo in precedenza che ha lasciato continuare l'azione e il Carpi ha questi ultimi 50 secondi in inferiorità numerica. Check del tavolo, check degli arbitri, vediamo se è tutto a posto. Sì, comincia. Quindi il Carpi dovrà massimizzare questo attacco, dovrà essere bravo a rimanere in fase offensiva per tutti e arrivare al tiro senza concedere l'opportunità al Sassari di avere il tiro. Porta sguarnita per il Carpi. Il Carpi deve ragionare. Carabulea, palla per Soria. dieci secondi al termine, si alza e gol. Dove l'ha messa? 5 secondi, porta sguarnita, Burgic tira gol sulla sirena, gol di Gorbavac e si va al riposo sul 18-14. E noi ci rivediamo fra poco per questo secondo tempo di questo bellissimo incontro.
Rieccoci qua per questa seconda frazione di gioco tra Carpi e Sassari, con il Carpi che attacca da sinistra verso destra e Sassari da destra verso sinistra del vostro schermo. Sassari in casacca bianca che tratta questo primo pallone del secondo tempo. Carpi in inferiorità numerica per i due minuti computato a Coppola e il secondo due minuti a suo carico. Vediamo il gioco, c'è tanto spazio, infatti, però c'era sempre Samà, ai frei Samà di Reni oggi. C'è tanto spazio a destra, sta scorrendo. Due minuti per Amar Korkaric, che gli è venuto istintivo probabilmente metterci il piede. Corretto, giusto due minuti. San Paolo l'hai visto. Per il Sassari la porta viene difesa da San Paolo. Tanto spazio ora per il Sassari. E Nardin va a tirare con veramente tanto spazio e non si fa pregare e accorcia le distanze. Carpi in inferiorità numerica, doppia inferiorità numerica, porta sguarnita. Occorre l'uscita del pivot, eccolo, per andare a sbloccare il terzino e fare un po' di gioco. Si butta dentro, Carabulea, no, un pelo indietro. Coppola, un'autostrada per lui e la molla. Pallonetto spinto sopra la testa di San Paolo, spinge il Sassari, ma si ferma. Si ferma Gorbavac. Burgis, che approfitta dell'uscita e ci mette un'altra pezza ai frei. 19-15 per i Carpi. Il Carpi adesso senza fretta fa passare, passa il tempo, uomo in meno, sta uscendo Soria, esce Soria che porta la palla a Carabulea. Serafini, giro palla, ampia falcata, vai. Rischio passivo, sì, passetto passivo il Carpi, sempre porta sguarnita. Coppola, finita di tiro e 9 metri. Il Carpi fa il cambio, ormai siamo al tiro franco. Chi prenderà il tiro franco? Ancora siamo al tiro, un passaggio di tiro. Angolo per il Carpi. Direi che c'è un passaggio di tiro, forse volo? Ce la giochiamo così? Da l'illusione del gol, solo illusione del gol. Si alza e... toccata. Tiro altissimo che gli arbitri vedono che hanno toccato ed è già in campo. No. Onestamente non battono, non devono battere. Hanno battuto. Tiro veramente tanto altro. C'è spazio, pallone Nardin e gol, che bravo Nardin, veramente on fire, si dice così, no, come Pioli. Nardin come spinge, è entrato veramente con gli occhi della tigre questo ragazzo in questa seconda frazione di gioco. Dopo... Carpi con tutti in campo. Coppola in cabina di regia, giro palla, porta l'incrocio per Serafini. Carabulea, nota di colore. Attualmente il Carpi sta giocando con la base dell'Under 20 più Ceccarini e Dall'Olio. E siamo! Serafini, Coppola allarga la forbice, sotto passivo, Serafini la tira, ma non può, ci mette la mano San Paolo, che si allarga, palla per Bronzo e palo per lui. Ma secondo.
Palo, palo per lui. Dai, forza! Carabulea, carabulea, va, sì. Allora il Carpi va di passo, perché il Carpi ha la panchina veramente piena, però sono tutti infortunati. Sono tutti infortunati e due portieri in panchina. Da dove è saltato? E però ci ha messo il piede San Paolo, evita l'angolo. Ora momento di difficoltà per il Carpi, che non sta macinando gioco. Blocco di Alilkovic, buona difesa di Carabulea. C'è il buco. Piede di Alilkovic. Aifrey chiama la calma. Guardate Bronzo che prova a fare la vecchia ancora. Prova a rubare palla, ma secondo me l'hanno capita più o meno. E quindi torna Mesto. Coppola in cabina di regia, Soria a destra, direi è pronto a uscire. Posto per Soria, si alza il palo e va in contropiede Nardin. Che freccia! E gol! Veramente ispirato questo ragazzo. Rientra Korkaric e viene spostato Coppola a sinistra, perché comunque prima questi primi sei minuti non ha funzionato correttamente l'attacco del Carpi, quindi a mio giudizio corretto il cambio. Giro palla, difesa aggressiva di Alilkovic, li ha preso tutti, ha fatto degli ottimi cambi sull'incrocio. Incroci davanti a lui, non si è fatto portare via e ha cambiato correttamente l'uomo. Coppola fa la finta, Korkaric allarga, Carabulea sempre su Alilkovic, non fa il cambio, palo, però era presente. Ora doppia superiorità numerica per il Sassari, tanto spazio, la molla per Bronzo, ma ci ha messo ancora una pezza. Ora il Carpi in grande difficoltà in questa seconda frazione di gioco. È tenuto in campo in partita da Sam Aifrey. Il Carpi ora non sta riuscendo a trovare delle soluzioni pulite di tiro. Esce Soria. Due minuti a Bronzo. Anna, hai visto cosa è successo? Niente, non sappiamo cosa è successo. Non sappiamo, quindi due minuti. Abbiamo un replay? No? Non penso. Niente. Chiederemo anche per il replay. La regia. Il Carpi va in doppio pivot. È entrato Cascone al posto di Korkaric. Questo è il momento giusto. Sì! E sale dall'olio, che devo dire, a onor del vero, ce l'ha questo tiro. Questo tiro è uno delle poche ali del Carpi che hanno il dono di venire su dall'ala e tirare. A centrare. Sì, questo qua ce l'ha quel tiro lì. 20-17 dopo quasi 8 minuti della seconda frazione di gioco. Il Sassari in inferiorità numerica, quindi porta sguarnita, ha fatto il cambio, quindi un extra player per il Sassari. Giro palla, Leo Cherin va a fare il cambio, Nardin ancora, due mani, due minuti in faccia, due mani, vediamo cosa succede. Ho visto le mani, quindi in faccia, tiro in faccia di Nardin. No, cerca. Due minuti a Ceccarini perché l'ha toccato. Oh, sta bene che era in faccia. Raga, non difende, è impossibile. Sì, infatti è strano che Ceccarini abbia difeso. Siamo tutti. Nardin. Spiazzato, non ci ha capito niente questa volta. E il Sassari è lì, il Sassari è vivo. È il Carpi che mi sembra un po' convalescente in questa seconda frazione di gioco. Ancora Korkaric seduto e Coppola in cabina di regia.
rientra Cascone, c'è il posto per Dall'Oglio, il Carpi fa fatica a trovare soluzioni, palla Carabulea e la mette dentro, si sblocca il Carpi in questo secondo tempo. È veramente un'ottima ricezione di Carabulea, un bel tiro, veramente bravo. Extra player anche per il Sassari. E va De Logu a destra. C'è tutti, Sassari sono in pieno. Kerin, palla per Burzic, bassa. Non riesce ad andare Nardin. Burzic sempre, blocco di Alinkovic, capisce tutto Coppola. Ha capito tutto, è riuscito a fare la difesa mettendo la mano sulla spalla del difensore, è riuscito a guadagnare la posizione, è stato veramente molto 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 bravo a guadagnare quella posizione. Korkaric rientra. Rischio. Soria in mezzo alla difesa, cerca la palla, impossibile. Serafini prova una brutta palla telefonata, pallone tele, passaggio telefonato che era già con il braccio largo. Troppo scolastico, non ha nascosto per niente le sue intenzioni. E cosa mi fa Gorbovac? Come ha mosso il suo diretto difensore. Che bel gol, che bella finta. Se l'è veramente, veramente fumato. Si ricomincia, abbiamo sempre Korkaric, Soria a sinistra che sta uscendo, post per Kopp, per Serafini, angolo, viene sporcata il tiro di Serafini. Korkaric posiziona il pivot e gli era data la palla ed è stato affossato, si è letteralmente sdraiato sopra di lui. Chiama per asciugare il parquet. Asciugato il parquet, si ricomincia, sempre palla Korkaric che posiziona il pivot, Coppola tanto come uscito, il cost to cost, brutto pallone perso, slalom di Gorbovac e Ceccarini va sull'uno contro uno, va Soria in ritardo, però niente, si ricomincia, il Sassari è lì. È riuscito piano piano in 12 minuti ad annullare praticamente il vantaggio creato, il solco creato dal Carpi in questa prima frazione di gioco. E va Ceccarini, dice il solco sta bene lì dov'è. Si ricomincia con il Carpi che prova a scappare più due. Ora è fondamentale per la compagine in casacca nera questa difesa per mantenere vivo il vantaggio frutto di 42 minuti di sudore, gioco, intensità, cuore, finta. Kerim Burzic fa la finta, va dentro, bello, molto molto bello. L'unica cosa è che ha passeggiato dentro i 9 metri. Cos'è successo? Gli ha toccato il piede di appoggio, ha toccato il piede mentre correva, gliel'ha spostato portando il piede a livello del ginocchio, quindi 2 minuti per Alinkovic che ha bloccato il contropiede. Potrebbe essere un 2 minuti fondamentale questo per questa partita, partita piena, veramente piena
di colpi di scene, di emozioni, di giocate mirabolanti. Ora il Carpi in doppio pivot per cercare di affrontare al meglio questa superiorità numerica. Pivot a sinistra, palla, che pallone è? Cos'era? Una palla telefonata morbidissima, un lob. Mamma mia, che brutto pallone che ha dato. Veramente un pallone regalato al Sassari, e il Sassari non ha bisogno di regali. Una squadra esperta, una squadra molto molto esperta. Ora il Carpi va in 5-1. Molto aggressiva la difesa del Carpi. Dozic prova, Nardin sale sotto passivo, palla per Nardin che è come salita da prendere la palla. Sicuramente molto molto ispirato Nardin, e ridendo e scherzando il Sassari ha impattato la gara. Sì, superiorità numerica del Carpi. Vediamo se riuscirà. E oppa! Palla persa. Gurbovec. E rimette la testa avanti. Ha fatto alcune giocate di Serafini, diciamo, che potrebbero aver segnato la gara. Quantomeno condizionato. Korkaric, Coppola. Tiraccio di Coppola, il Carpi in grande difficoltà. Che sbandata! Nardin! In questa seconda frazione di gioco il Carpi fa pochissimi gol, e nel mentre time out per il Carpi. Andiamo in time out. In diretta, rieccoci con il Carpi che nei primi 15 minuti della seconda frazione di gioco ha realizzato solo 4 reti. Ne ha prese 8. Sono forti in matematica. Korkaric ora in cabina di regia. E il Carpi necessita ora di tanta attenzione, perché si è trovato a essere più 5 e ora è meno 2. La partita è vivissima perché c'è ancora una vita, però è importante iniziare a metterci ricominciare a metterci la testa e la medesima intensità difensiva della prima frazione di gioco, oltre a trovare un po' di gol in attacco e non perdere questi palloni, perché altrimenti diventa veramente veramente complicata far gol, soprattutto se non hai la palla in mano, è difficile far gol. Forza, non è finita, forza! Giro palla a Lilkovic, porta fuori il pallone. Conta! Dozic, Kerin, volo! Bel gol che rischia di tagliare le gambe a livello psicologico anche alla squadra di Mister Serafini. Vediamo che entra in campo Jan Jurina.
al posto del, dell'ottimo High Freshama Korkaric. Bel giro palla per il Carpi, c'è avuto il buco e niente, si distende, seconda fase, due minuti, no. Si necessita di asciugare, asciugare il parquet. Si può ricominciare o no? Sì, direi. Dall'olio batti 9 metri per il Sassari. Va bene lo stesso. Dentro dietro non dormire. Adesso bisogna fare veramente tanta attenzione perché questo è fondamentale. Doppio pivot, palla di, per Alikovic, viene sporcato. Sporcato il, la ricezione. 9 metri, Berzic. Tiro dai 12 metri e gol, palla a nessuno. Carpi in down, veramente in un momento di grandissima difficoltà. È una nostra costante fare il secondo tempo down. Coppola. Carabulea prova l'uno contro uno contro Kerin, niente. Sotto passivo, il Carpi sotto passivo. Palla per Casconi che prova a girarsi ma non, ne ha due addosso. Tra Linkovic e Kerin. Direi due passaggi dovrebbero essere rimasti. Sale Carabulea, gol. Dai, dai, dai. Riesce a trovare veramente, questo è un gol dal cilindro, però comunque sempre su azione completamente non costruita, cioè su individualità. In questo momento il Carpi non sta mostrando del gioco, e contro una difesa compatta come il Sassari diventa complicato riuscire a segnare. Doppio pivot per il Sassari, tanto spazio per Alilkovic, gol. È riuscito comunque con il taglio ad avere la superiorità numerica, e il centro dietro era comunque dietro al pivot, si è fatto bloccare. Dopo quasi 20 minuti, seconda frazione di gioco, Sassari che sta scappando via a più 4. Aldini molto molto aggressivo sul diretto avversario. Non il Carpi ha smesso di costruire, ha di costruire gioco. Pallone disturbato durante l'attacco, Carabulea disturbato, ha perso palla che l'ha ripreso, è stato fischiato infrazione di doppio palleggio per il Carpi, quindi 9 metri, quindi palla per il Sassari. Ora il Sassari ha oggettivamente il pallone in mano per chiudere di fatto l'incontro, anche se in realtà sono solamente 4 i gol di scarto. Basterebbe un po' di intensità, un po' dell'intensità difensiva visto nella prima frazione di gioco per il Carpi per entrare in gara. Dai 9 metri Kerin. Korkaric fa l'uno contro uno. Carabulea, Coppola ancora, Korkaric fa la finta di passaggio. Ferma, si ricomincia con gioco, costruito.
cambia in attacco per i Carpi, rientra Serafini. Rischio passivo per i Carpi, Korkaric, finta di tiro, non va. Serafini, Coppola, c'è tanto spazio per lui perché ha fatto il buco. Cerca di rimanere attaccato alla partita con questa individualità il Carpi. La partita è ancora viva, è ancora viva la partita, le possibilità ci sono. Il pubblico incita i suoi beniamini, che hanno bisogno di sostegno di tutto in questa frazione di gioco, che è fondamentale. Sotto Leo Kerin, gol. Kerin con l'incrocio, tiro sotto l'incrocio, zittisce tutti. Coppola, uno contro uno, Aldini. Sale Ceccarini, Coppola, tiro nella figura, cost to cost, Nardini è già lì e la mette dentro. Non so quanti gol ha fatto Nardini, ma ne ha fatti tanti. Anche questa volta nessuno è andato dietro, nessuno che ha chiuso veramente, che è andato a difendere su questa seconda fase. Sassari che scappa via, il Carpi prova ora con ma tanta grinta a rimanere in partita. Coppola, giro palla, e dove ha tirato Serafini, tiro da fermo senza un'azione costruita e va in time out chiamato dal Sassari e andiamo in time out anche noi. Rieccoci qua in diretta, 7 minuti alla fine di questa seconda frazione di gioco e Sassari più 6 e palla in mano. Ora è fondamentale, tanta pressione da parte del Carpi, dovrà accelerare. Poi il Rubiera ha dimostrato che nulla è impossibile oggettivamente. Come è riuscito ad andare a pareggiare quella partita, quella di Rubiera, qualunque cosa può succedere. Vediamo, uno contro uno, c'è spazio a Lilkovic, mette una pezza a Iurina, superiorità per l'America per i Carpi, ma vanificata, sbagliata la parte dell'apertura. Serafini, c'è spazio, c'è Carini, io porto ancora. Ceccarini, ma prova con un lob, ma era sui 6 metri il portiere. E senza troppa fatica sposta il pallone e vanifica. Quindi più 6 sempre per il Sassari. Leo Kerin sale, c'è spazio, scarica là al volo e gol. Ormai il Sassari è andato tutto, sembra che stia facendo i giri in giostra. Difesa pulita perché è comunque davanti, ha provato a saltare dai 13 metri. Ah, Lilkovic non era convinto di lasciarlo tirare. Ha detto per me no. E si riprende
6 minuti scarsi al termine. Korkaric in cabina di regia che chiama il gioco. Incrocio Serafini, prende palla Korkaric, è rientrato, prova una palla, l'ha buttata lì, buttata lì per Cascone che non può arrivare. Si ricomincia, chiama intensità mister, il mister Passino del Sassari, chiama ancora intensità per i suoi ragazzi che non vuole che venga mollato nulla. Ceccarini sale, costo costo Ceccarini da l'olio, solo traversa per lui. Ora il Sassari senza nessuna fretta. Vanno su Lemmi, Lemmi. Burzic. Posiziona al pivot. Giro palla. Guarda, guarda come sono aperti. Da dietro e anche due minuti. No. Graziato Cascone per che non è stato dato due minuti, perché comunque aveva trattenuto il difensore, l'attaccante da dietro. Era completamente fuori posizione. Non puoi pensare di difendere su Alinkovic da dietro. Già è complicato difendere su Alinkovic poi da dietro. Vediamo che il Carpi probabilmente è rimasto completamente nello spogliatoio. Serafini, va, pallone buttato, ha buttato indietro. Vai, metti il pivot in posizione, scarico. E si prende la responsabilità il solito Coppola, che sta tirando avanti veramente la carretta da solo. Ci sono anche apprezzamenti dal pubblico per Coppola. Burzic. 3 minuti alla fine di questa seconda frazione di gioco, ormai il Carpi l'ha tirata su. E da notare la prima difesa della stagione di Ceccarini. Coppola fa la finta, non l'ha passata, anche c'è la Soria, è andata dentro. Rimane lì, il Carpi c'è, ci prova, tanta grinta, la vuole tenere aperta fino alla fine. Il Sassari va pianino pianino, vuol far passare il tempo, probabilmente ancora negli occhi la partita di Rubiera. Burzic fa la finta, sale, passo per Alinkovic, ci mette una pezza ma no, non va. Gol e due minuti. Probabilmente con questa è la fine della partita, o forse no. Si sale, si asciuga il parquet. Salutiamo Tiziano che ha asciugato il parquet. Scatto di Alinkovic e rientra Bronzo. Coppola, Serafini, era lì in relax, senza, probabilmente avesse avuto un po' più di pezzi l'avrebbe anche presa. Sì, sì, con tanta superiorità. Non sono convinto che debba fare la doccia a fine partita. No, secondo me no. Giro palla. Burzic, chi lo tiene? Ormai il punteggio direi che è andato, Carpi rischia veramente di perdere in doppia cifra.
punteggio forse un po' falso per quello che si era visto nella prima frazione di gioco, però deve far comunque pensare questo crollo fisico, mentale, non so di cosa, però vediamo San Paolo. Comunque con una buona lettura. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco con il Sassari avanti di 8 lunghezze. Vediamo come concluderà. Sicuro che sono di rimpallava in mano. Palla in mano, volo. Dai, e non va. Mancano 20 secondi. Dai, per la gloria, la forza. Intanto ricordiamo che la prossima settimana Carpi andrà in quel di Merano e poi mentre Sassari ospiterà Siracusa. Siracusa squadra molto molto in crescita. E anche Merano squadra veramente molto molto tonica. Sarà un incontro molto complesso per i Carpi. Nel mentre si conclude questa settima giornata di andata tra Sassari e Carpi con gli ospiti che vincono per 34-26. Dopo un primo tempo veramente giocato molto bene, con un'ottima intensità difensiva da parte del Carpi, che però non è, il Carpi non si è presentato all'altezza nella seconda ripresa, dove con solo 8 gol realizzati nella seconda frazione di gioco non ha potuto niente contro la corazzata Sassari. Che dire, noi ci rivediamo, ci risentiamo il 12 di